Per avere un'idea di quanto è intensa la pressione atmosferica, prima avevamo immaginato un tavolo con sopra un blocco da 10 tonnellate oppure 200 ragazze da 50 kg l'una. Il Libro Amaldi propone un'altra situazione in cui 2 kg, anzi 2 kg e 13 per la precisione, premono sulla superficie di una moneta da un centesimo, la cui area è circa 2 cm quadrati. Qui i 2 kg sono immaginati come due pacchi di sale da un chilo più un barattolo di yogurt. Ora facciamo un piccolo esercizio per dimostrare che effettivamente la pressione atmosferica equivale a 2,13 kg che premono su una piccola superficie da 2 cm quadrati. Dalla definizione di pressione dobbiamo ricavare la forza che preme, conoscendo la superficie che è 2,07 cm quadrati. Cominciamo però con il caso di una superficie da 1 cm quadrato, dove preme una pressione di un'atmosfera, 1 per 10 alla quinta Pascal. Le unità di misura le semplifichiamo trasformando centimetro quadrato in 10 alla meno 4 metri quadrati. Il risultato è circa 10 newton di peso che premono su un centimetro quadrato. 10 newton è circa 1 kg peso, infatti ricordiamo che per definizione un chilogrammo peso corrisponde a 9,8 newton, come è scritto qua. Quindi l'equivalenza inversa, per passare dai newton ai chilogrammi peso, bisogna dividere per 9,8 e quindi viene appunto circa un chilogrammo peso. Dunque la pressione atmosferica la possiamo immaginare come un chilo che è appoggiato su un centimetro quadrato. Se la superficie diventa di 2,07 cm quadrati, con lo stesso calcolo di prima, però cambiando la superficie S in S', viene fuori una forza praticamente doppia. L'area è doppia, 2 cm quadrati contro 1 cm quadrato di prima, e la forza è praticamente doppia. Si tratta di 2,13 kg peso.